La terza commissione consiliare di Palazzo Cesaroni ha dato parere favorevole a maggioranza sul piano triennale 2014-2016 per la promozione sportiva, per le manifestazioni e l'impiantistica sportiva, un atto previsto dall'articolo 8 della legge 19 del 2009. Con questo atto amministrativo preadottato dalla Giunta, la Regione Umbria intende attivare progetti condivisi con il CONI dell'Umbria e l'Ufficio Scolastico Regionale per aumentare le ore di attività motoria nella scuola primaria di primo grado e promuovere l'educazione alla salute e una sana alimentazione, realizzare il progetto Borse di Studio per sportivi di talento che sono anche studenti meritevoli, incentivare la comunicazione sullo sport in Umbria con una app dedicata ai dettagli delle attività sportive delle federazioni, sostenere la messa a norma dell'impiantistica sportiva di natura strategica che consenta di ospitare grandi eventi sportivi di carattere nazionale e internazionale che portano economia per il territorio, quindi ripristinare anche i contatti con l'Istituto per il Credito Sportivo per sostenere l'abbattimento del tasso di interesse dei mutui erogati per l'impiantistica sportiva in Umbria. Per ciò che riguarda le risorse economiche, la Regione destina 182.000 euro alla promozione sportiva e prevede stanziamenti nei bilanci di previsione degli anni dal 2014 al 2016. Le risorse maggiori saranno stanziate dal governo. Voto contrario sull'atto dal capogruppo dei Fratelli d'Italia Franco Zaffini, secondo il quale è grave che la Regione stanzi 0 euro, dice Zaffini, per l'impiantistica sportiva, rinviando ai piani annuali e solo 180.000 euro per la promozione. Il settore, secondo Zaffini, ha grandi potenzialità, merita maggiore attenzione.